Cosa intendete per riconoscimento dell'idoneità della graduatoria di merito e a scorrimento per gli idonei PNRR 23-24? Quali sono le vostre proposte concrete per rendere le graduatorie più trasparenti ed eque? Ottenere lo scorrimento di queste graduatorie è un diritto, nel senso che comunque noi siamo idonei, siamo delle persone che hanno superato brillantemente le prove concorsuali e in tutti gli altri concorsi noi avremmo quantomeno vinto l'abilitazione o comunque saremmo stati inseriti in una graduatoria di scorrimento, che significava, come funzionava una volta, va bene, non rientri nei posti a disposizione questa volta, vieni ripescato poi. E purtroppo l'abilitazione non è più possibile vincerla perché hanno deciso di venderla con corsi da 30 o 60 CFU a seconda dell'esperienza degli insegnanti, quindi è diventato un bene che puoi solo acquistare, non lo puoi ricevere per merito. E per quanto riguarda invece per quale motivo noi facciamo questa cosa, noi vogliamo ottenere appunto una graduatoria. La trasparenza di questa graduatoria è totalmente mancante, perché hanno pubblicato soltanto la lista di chi è rientrato nei pochi posti disponibili. Noi non abbiamo nessun diritto, secondo loro, di sapere per quale motivo siamo stati esclusi, perché qualcuno si è visto passare avanti delle persone anche con un punteggio inferiore. Possiamo soltanto pensare che siano delle persone che hanno dei titoli di riserva, ma ci negano di fare l'accesso agli atti, che noi dobbiamo in qualche modo ottenere facendo ricorso tramite un legale, ci negano la possibilità di visualizzare letteralmente in che posizione siamo, anche tra quelli esclusi dai vincitori, quanto manca, diciamo, a poter salire, a poter arrivare ai posti disponibili. Tutto questo perché? Perché formare una graduatoria, cioè scrivere nero su bianco la tua posizione, significherebbe che loro possono a quel punto scorrere su questa graduatoria che non vogliono assolutamente creare, e a quel punto renderebbe inutile bandire un altro concorso e buttare ulteriori soldi dell'Europa.